Cari amici, in questi giorni ne avrete sentite di ogni sul finanziamento pubblico ai giornali. Ebbene, con questo video e con i prossimi video, nei prossimi giorni, cercherò di spiegarvi come stanno realmente le cose, quali sono le fonti di finanziamento dei giornali e quali sono le risorse economiche da dove vengono prese per finanziarli. E vi spiegherò anche quali sono gli interventi che di volta in volta cercheremo di realizzare. Innanzitutto, permettetemi di raccontarvi una cosa che abbiamo scoperto. Iniziamo da questo, una scoperta che dimostra ancora una volta come i governi Renzi e Gentiloni hanno favorito le società di Berlusconi. La legge 198 del 2016 è la legge di riforma del sistema del finanziamento all'editoria. Viene istituito un nuovo fondo. È un fondo, si chiama per il pluralismo dell'informazione e l'innovazione dell'informazione. In sostanza, tutte le risorse economiche destinate a finanziare l'editoria vengono fatte confluire in un unico fondo e ha una sua logica, perché un unico fondo significa poter coordinare, fare un'azione unitaria e verificare meglio, anche con più trasparenza, come vengono destinati questi soldi. Ebbene, questo fondo viene alimentato da una serie di risorse economiche, una in particolare ha attirato la nostra attenzione. Ed ecco, vedete cosa abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto che nella legge è stato introdotto un contributo di solidarietà dello 0,1% dei redditi a carico di alcuni soggetti, concessionari della raccolta pubblicitaria, della stampa quotidiana, periodica, radio, televisiva, eccetera, e digitale. Società operanti nel campo dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria in proprio, direttamente, per la parte appunto raccolta pubblicitaria, e tutti coloro che esercitano attività di intermediazione nel mercato della pubblicità. Tutti questi soggetti che fanno utili all'interno del sistema dell'editoria, tra cui anche Berlusconi con le sue società e tante altre società che fanno capo ai grandi gruppi e non solo, e tutte queste società che fanno utili dovevano contribuire con un loro contributo minimo dello 0,1% per alimentare questo fondo che deve servire a garantire al sistema editoria di continuare a funzionare, di garantire l'innovazione nel sistema dell'editoria. Ebbene, cosa è successo? L'articolo 10, eccola qui la fregatura, prevede che entro 3 mesi il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve emanare un decreto apposito per stabilire come devono essere raccolti questi contributi di solidarietà. Ebbene, secondo voi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei governi Renzi e Gentiloni, ha fatto questo decreto? Lo ha emanato? No. E non avendo emanato questo decreto, in questi 2 anni, sono passati 2 anni, le società di cui parliamo, tra cui quella di Berlusconi, non hanno versato questo contributo di solidarietà. Di fatto non hanno contribuito al fondo per il pluralismo. Ecco, è su queste cose che bisogna agire e bisogna capire qual è l'interesse e di chi per non aver attivato qualcosa che, quando è stata emanata nella legge, è stata esposta come una grande vittoria, ma poi alla fine un nulla di fatto. Ecco, adesso mi attiverò con gli uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per vedere se ci sono ancora i margini per poter emanare questo decreto o eventualmente se serve una piccola modifica normativa per consentire di emanare il decreto conseguente alla previsione di questa legge. Per cui, se il Fondo per il Pluralismo deve continuare a esistere, prioritariamente deve essere finanziato da quelle imprese che all'interno del sistema editoria fanno più utili degli altri, che vivono meno la crisi perché aiutino anche gli altri attori della filiera per innovazione, informazione di qualità, per nuovi progetti. È per quello, è su quello che dobbiamo investire. Non bisogna solo governare il futuro, ma bisogna anche prevederlo e cercare di crearlo il futuro di questo paese nel campo dell'informazione. Vi aggiornerò nei prossimi giorni con ulteriori video per parlarvi del finanziamento diretto ai giornali, per parlarvi del finanziamento indiretto, per esempio quello per i rimborsi delle spese telefoniche, e vi spiegherò come funziona.